Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ISER, il format che parla d'inglese nel modo in cui altri non lo fanno. Se avete visto il mio episodio precedente, questo è un bellissimo follow up, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così che quando farò altri video voi ne sarete notificati. Inoltre visitate anche il sito internet www.borderlineitalia.com. La volta scorsa abbiamo parlato degli omofoni, e come non possiamo non parlare degli omografi? Allora, gli omografi sono parole che vengono scritte nella stessa maniera, stesso spelling, stesso lettere, stesso tutto, ma che hanno due o più pronuncia e la pronuncia stabilisce il significato. Iniziamo con il primo esempio, read, che significa leggere, che si scrive R-E-A-D, ma la sesta scrittura, R-E-A-D, la possiamo leggere con read, che è il participio passato di leggere, quindi lessi o ho letto, read. Che è anche un omofono. Red, rosso. R-E-D. Scusate, è così. Perdono. Passiamo all'altro esempio. B-A-S-S. Bass. Il branzino, un pesce. B-A-S-S. Bass. Il basso. Poi abbiamo lead. L-E-A-D. Che significa comandare, dirigere. Infatti, da cui deriva leader. Però si può pronunciare anche led, che significa piombo. Poi abbiamo B-O-W, che si legge bow, che significa inchinarsi. Oppure abbiamo, sempre B-O-W, bow, che è la bow tie, che è il farfallino. Ragazzi, esistono un'altra miriade di omografi. Vi metterò in descrizione alcuni link e video che potete guardare e approfondire con altri omografi e omofoni. Quindi io chiudo qua, vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, visitare il nostro sito www.borderlineitalia.com perché il prossimo video parlerò di un argomento molto simile agli omografi. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!